Ciao a tutti ragazzi, non so se mi sentite, ho un po' di mal di gola, ma siamo in primavera, finalmente è arrivata e oggi sono alla Casa del Gelato, zona Peschiera Borromeo, Idroscalo, comunque Linate qua dietro, per l'inaugurazione della stagione. È un posto un po' particolare che sta tentando di creare, trovare un'identità, e oggi c'è l'inaugurazione, c'è un botto di gente, ma hanno invitato le ragazze di Family Days, che è un portale che aiuta le famiglie a trovare cosa fare nel weekend e non solo, quindi organizza e promuove eventi sul territorio, diciamo, nord-est di Milano, e sono qua grazie a loro e ci facciamo un giro. Quella fila qua dietro che avete appena visto, e continua, è per entrare dentro alla Casa del Gelato e mangiare il gelato, ecco. E volevo farlo anch'io, ma penso che aspetterò. Visto che per prendere il gelato c'è una fila chilometrica, e qua l'ora è anche per volendo fare un piccolo aperitivo. Sul menù abbiamo visto che ci sono anche tantissime altre cose, del tipo patatine fritte fatte al momento, panini, c'è anche la pizza, aperitivi, quindi non è solo la casa del gelato, ma è la casa di tante altre cose, quindi bello, mi piace e ho fame. Allora, perché noi alla Casa del Gelato prendiamo lo spritz e le patatine fritte con ketchup, buone? Bello sto cestinello qua. Poi il gelato lo mangeremo dopo. Comunque questa casa sull'albero, che è questa qua, che è su due piani, secondo me risucchia i bambini e basta, cioè, perché poi ne spara fuori uno ogni tanto, perché tre ore ci mettono a scendere. Nella folla sono riuscito a prendere una coppetta, crema e pistacchio, tanta roba. Quindi se siete in zona Peschiera Borromeo, la Casa del Gelato, come avete visto non fa solo gelato, non è solo casa, è anche casa sull'albero, altre cose, fate un salto qua. Se invece siete del milanese e non sapete che fare, andate su Family Days, troverete un sacco di notizie su cosa fare nel weekend e non solo zona est milanese, e noi ci vediamo al prossimo video.